Eccoci arrivati al secondo appuntamento con Food Rider, ma i nostri amici Thomas, Matteo e Tommaso, chissà dove mi porteranno oggi? Andiamo a scoprirlo, venite con me. Buongiorno, grazie. Allora Thomas, dopo aver gustato questo aperitivo sul lago dell'Indiana, Green Village, ci troviamo qui al ristorante della Sacra. Ma piatti sfiziosi, deliziosi, io vorrei sapere cosa sono fatti, vorrei sapere qualcosa di più. Bene, bene, Milly, dai. Direi chiamiamo Laura così ce li facciamo spiegare. Laura? Ciao. Ciao Laura, ciao. Ciao. Allora, vogliamo sapere da te un attimino, dal primo piatto all'ultimo, che cosa ci hai preparato. Allora, vi abbiamo portato un nuovo pochè servito dentro una barbarella con una fonduta di fontina e dei funghi. Poi il secondo piatto erano dei ravioli sempre ripieni di porcini, perché il porcino è il momento, la stagione, siamo nel posto giusto. Dei ravioli quindi ripieni di porcini su una crema parmentier e con delle animelle. E per finire il filetto alla rossini, un taglio di filetto con la scaloppa di foie gras e il fungo di padella. E poi abbiamo gustato anche un delizioso dolce. Il flottan. Il flottan. Quindi una meringa morbida su una salsa inglese. Spettacolare. E un pudding di fragole. E un pudding di fragole. Allora ragazzi, adesso non ci resta che andare, dobbiamo andare a visitare la Sacra di San Michele. Partiamo. Beh, andiamo. Andiamo. Amici, siamo qui in compagnia di Gino Cerutti, che ci racconterà adesso la storia della Sacra di San Michele. Allora, ci troviamo ai piedi di questo grande monastero, pare sia uno dei più grandi monasteri ancora in piedi dell'epoca medievale. Questo monastero è ancora in piedi perché è costruito attorno ad un monte. Monte Pirchiriano è all'interno di questo grande monastero, infatti in chiesa si può vedere la punta, spunta dal pavimento della chiesa questa punta per una ventina di centimetri, e su questa punta è sistemata una delle colonne che sostengono la volta della chiesa. Quindi il pavimento della chiesa sono quasi 1000 metri. Il monastero nasce nel 987, quindi più di 1000 anni fa nasce il primo monastero, la prima chiesetta. 100 anni dopo i monaci ingrandiscono la chiesa e costruiscono quello che noi adesso vediamo. Vedete questo grande basamento? Il basamento non è nient'altro che il supporto del pavimento della chiesa. La chiesa è quella lassù in alto, verde, in serpentino, prasinite, rocce oceaniche. Qui una volta era il fondo dell'oceano, adesso sono le Alpi, questo fondo dell'oceano. Quindi adesso piano piano possiamo incominciare a salire e affronteremo lo scalone dei morti. Scalone dei morti non perché è pericoloso salirlo, ma perché era il cimitero dei monaci. I monaci morti venivano esposti su questo grande scalone, a ricordarci che loro erano come noi e noi diventeremo come loro. Ebbene Tommaso, eccoci arrivati, ma dove ci hai portato? Vi ho portato qui a Giaveno da Guido Castagna, il maestro del cioccolato. Andiamo a assaggiarlo allora. Subito. Andiamo. Andiamo. Ed ecco
eccoci qui con Guido Castagna, vuoi raccontarci qualcosina, voglio sapere? Bene, allora, sono anch'io un appassionato di moto, come ben sai, però sono un appassionato anche di cacao, di cioccolato. Siamo questo piccolo laboratorio, uno dei pochi in Italia, dove si produce il cioccolato a partire dalla fava di cacao, quindi si dice from bean to bar. Quindi questa nomenclatura internazionale che si dice che se appunto si compra il cacao nelle cooperative, si trasforma, si lavora tutto in casa e si trasforma in tavolette, in cioccolatini. La stessa cosa viene fatta per le nocciole Piemonte, che chiaramente sono della zona, quindi è proprio un prodotto tipico, e quindi si lavora questa nocciola con tutte le caratteristiche tipiche del cacao, quindi viene tostata, viene raffinata, lavorata con lo zucchero, col burro di cacao, e quindi si va a creare tutti i nostri prodotti a base di nocciola, gianduia, cacao, cioccolato. Matteo, eccoci arrivati. Siamo arrivati. Allora, dove ci hai portato? Hai presente i formaggi buoni che abbiamo assaggiato oggi? Sì. Ecco, qui è dove li producono. L'azienda agricola Fratelli Lussiana. Sì. Adesso andiamo. Allora andiamo a visitarla. Entriamo. Matteo, so che qui fanno un formaggio particolare. Eh sì, un formaggio tipico della zona che adesso la signora Maria andrà a spiegarci esattamente. Come si chiama? Il Chèvrin. Il Chèvrin. Formaggio di capra? Chèvrin sì, vuol dire capra in dialetto. Però si faceva già una volta per comodità, che c'era, si poteva mischiare il latte di vacca e di capra, delle due mungiture per velocizzare, visto che non c'era la comodità. È un prodotto a latte crudo, si fa stagionare in cantine fresche, umide, così le porta con una salatura esterna, le porta un sapore intenso e comunque sempre morbido, con un sapore di nocciola. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo bellissimo tour, devo dire che mi sono veramente divertita molto, anzi vi ringrazio, veramente grazie per i giorni che mi avete fatto passare. Ma adesso ci troviamo qui al ristorante La Betulla. E tu, Tommaso, conosci questo ristorante? Conosco molto bene, sono delle ottime persone, c'è dell'ottimo cibo, adesso sì. Ci presenteranno loro, come tutte le volte che io vengo qua, delle grandi sorprese gastronomiche. Allora facciamo entrare... Stanno per arrivare Laura. Franco e Laura. Laura e Franco. Ecco qua, buonasera Franco. Buonasera a tutti voi. Allora Franco, io so che qui al ristorante La Betulla le sorprese non mancano. E allora vorrei sapere stasera cosa ci hai preparato. Ma questa sera siamo in tema funghi porcini, che è quello che caratterizza un po' il periodo. Quindi funghi porcini della Valsangone, di Giaveno. Iniziamo con un primo piatto che sarà un antipasto, un fungo cotto dentro una burnia. Quindi si va a preservare al massimo i profumi del prodotto, arricchiti da fegato d'oca e da nocciola tonda piemontese. Il secondo piatto sarà una lavorazione sull'uovo, un uovo cotto a 65 gradi, servito su una fonduta di brusque, che è un formaggio qua della Valsangone, e accompagnato con dei funghi triforati, quindi il massimo del prodotto ghiotto del momento. Ah, perfetto. Allora non ci resta che assaggiare. We'll be right back.